Ragazze, come state? Vi tocca stasera vuota la spesa. Allora, sono stata a Panorama e mi sono comprata uno stendino perché il mio ha pensato bene di rompersi. Adesso ve lo mostro. Eccolo qui. Ho preso questo qui, ragazze, che l'ho pagato 10 euro. Lui l'andrà a sostituire così in cameretta, praticamente, e lo posso chiudere e così ho più spazio in cameretta. Quello non si poteva chiudere perché ormai si era completamente rotto. Adesso lo appoggiamo prima che cada e cominciamo. Adesso vi mostro cosa ho comprato a Panorama, come di ogni sabato, praticamente a me non può mancare la pizza. Allora, mi sono presa due pizze della Cammeo Ristorante, pizza margherita saporita. Questa la vado a congelare, invece l'altra la lascerò di fuori ed è la prima. Poi ho preso la seconda pizza, questa qua ai funghi, che io stradoro e mi piace un casino. Ragazzi, è proprio buona, ve la consiglio. La metto qui, tanto mo andrò a mettere quasi tutto. Il mio compagno si è presa una birra Heineken, non ci vedo niente perché è un occhiale sporco, non so come si è spaccato. Vado manco tanto toccata, ragazze. Allora. Comunque, dai, lui si è voluto prendere, quando sta davanti alla TV, a me non piacciono sinceramente, i popcorn. Poi, una bottiglia di olio d'oliva, questo l'ho preso come scorta, ragazza, perché ho l'olio del Salento e mi consumo prima quello e poi incomincio questo qua, però come scorta lo voglio avere. Abbiamo prese, dato che siamo golosi, e io sinceramente non ne posso mangiare, ragazze, perché sto molto giù, perché ho un dente che sta cominciando di nuovo a rompermi le scatole e stavolta parte sul sicuro, questo dente va via proprio. Allora ho preso una coppa, due coppe, cioè quattro coppe a mano, una, due, tre, quattro coppe a mano, una bottiglia di latte Zimil, alta digeribilità, perché come arrivo qui non mi esce la parola. Mi sono presa, un pacco di collant bassa vita, l'Excel, contro i vampiri, l'aglio. Bottiglia di olio di semi di girasole, una confezione di vongole del Pacifico. Adesso fra un po' le vado a mettere in congelatore perché adesso questi se no si cominciano a squagliare. Aspettate un attimo, ragazze, rieccomi qui, ragazze, sto a prendere di nuovo i collant, che sto a fare? Un'altra busta va via. Poi vi mostro quelle che ho davanti a me. Il mio solito, la mia solita pancetta affumicata con becchi della Baretta, che questa non deve mancare. Una confezione di grana padano doc grattugiato. Una confezione di bocconcini, era pure l'ultimo che ho pagato, 3,23 euro. Poi mi sono presa un bel mazzolino di prezzemolo che mi sa che questo qua lo vado a mettere nell'acqua perché sta a morire pure lì. Il prezzemolo, bello fresco, perché a me piace molto più fresco che congelato naturalmente, ragazze. Lo mettiamo qua, lo conserviamo. Poi un pacco di assorbenti, i miei soliti della Romagna. Degli alici, un sacchetto di mele golden e un'altra busta va via. Poi ho preso, che
perché questo me lo voglio usare per quando pulisco, lo Scottex Extra Large, questo qua. Questo me lo sono preso io per quando pulisco i vetri. Mettiamo qui. Poi una confezione di pomodorini per Rino Rosso. Questi mi servono, ragazze, ho finito i funghi, praticamente i funghi porcini, e le metto io nelle zuppe, praticamente fagioli, lenticchia, mi piace mettercela e viene anche più buona la mia zuppa. Poi un'altra confezione di goppa. Allora, di collante ne ho presi due paia. Una confezione di petto di pollo, che voi vi farò vedere un'altra ricettina sempre col petto di pollo, ma questa volta è molto diversa, così consumo quello svizzero, però, che non vorrei che si facesse male, lo dovrei buttare. Con questo faremo delle braciole. E poi un'altra confezione sempre di petto di pollo, che questi li ho pagati, questo 4,12 € e questo 3,60 €. Una bottiglia di aceto, che sapete bene che io l'aceto lo uso nei piatti, oltre alle insalate e altre cose, lo uso specificamente per i piatti, perché mi piace sgrassare. Poi, una confezione di scotch, che questo non ci serve per sistemare le buste rotte, e una confezione di panini all'olio, morbidi morbidi per la vecchietta. Che col dente non posso mangiare. Un attimo. Poi un'altra confezione di popcorn salati. Un'altra confezione di panini all'olio, che mo dovrò sistemare nel mio bel frigorifero. Poi una confezione di carne macinata, che ho pagato 5,41 €. Sempre un'altra bustina di formaggio Gran Padano. Questo non c'entra niente, è il mio colluttorio. Per questo dente che fai i denti, finché non vado dal dentista, e ci vengo a questo. Delle puntarelle, che qui a Roma le usano, a me non mi piacciono, un zappo ciccato nell'altro, non mi piacciono. E un'altra busta va via. Una confezione di uova di allevamento a terra, che vado a mettere lì sopra perché non vorrei che sia un pessimo. Ora mi direte, mi farete una testa così, che fanno male all'ambiente, ma che fanno male così, ma io non ho la lavastoviglie e sinceramente ho pure le mani tutte rovinate che mi prudono con i detersivi, allora evito la sera, un pochino almeno la sera, di lavare i piatti. E piatti biodegradabili io li uso solamente la sera, punto. Gli altri giorni, mattina, pomeriggio, lavo piatti normali, però la sera uso questi, perché non avendo la lavastoviglie e avendo un po' le mani rovinate con i detersivi, perché mi è uscita cioè le mani rosse, praticamente voglio evitare un po' piatti. Poi mi sono presa un panno per tutti i tipi di pavimenti, lavorazione nido d'ape, panno speciale straordinaria qualità, massima resistenza, cotone naturale. Mi sono presa una pezza di questa per lavare a terra, questa qua, perché le altre due che ho si sono fatte brutte, allora ne aggiungo un'altra. Poi un altro pacchetto di assorbenti della Novelia e due
confezioni di saponette Dove, che questo è l'unico sapone che io uso. Guardiamo qui, e un'altra busta va via. Poi, ok, siete pronti? Tutto calmo qui, eh? Allora, mi sono presa questo qua per il risotto, perché io prendevo sempre quello là per gli spaghetti. Ho preso con di presto sugo pronto per risotto e spaghetti, frutti di mare sgusciati da saltare in padella. Ho preso una confezione di questi perché voglio fare qualche giorno di questi risotto, e dato quelli che ho io sono tutti con la coccia e preferisco prendere questi qua già tutti belli puliti, che è più comodo per me. Poi ho preso una confezione di fusi di pollo che ho pagato 4,05 euro. Adesso dove li mettiamo? Problema qui. Un attimo ragazze, così le posizioni. L'altra volta le ho comprate quelle coscette che vi ho detto speziate, ragazze, erano buonissime. Le ho messe al forno, si possono fare al forno, in padella, e al microonde, e sono già speziate. E queste le ho pagate 5,11 euro e sono veramente buone. Quando me le sono mangiate io vuol dire che sono buone. Sono queste qua che ho comprato l'altro sabato, le abbiamo fatte e ci sono piaciute tanto, e ne ho prese due confezioni. Eccole qua. Chissà, qualche mezzogiorno farò queste con due patate, lo vediamo, senza mangiare sempre pasta. Poi ho preso, che era l'ultima, confezione di fettine alla pizzaiola, che sono veramente buone. Io queste qua le faccio sugo rosso con un po' di olio, gli metto le fettine, un po' di sale, un po' di pepe, ci metto anche i capperi e poi gli aromi che sapete voi, e mettete il sugo e l'origano e vengono veramente veramente buone. Un'altra busta, ragazzi. Allora, poi si è preso delle cotolette di abbacchio, che a me queste non piacciono. A lui sì, a me queste non piacciono. Infatti quando le farò a lui, io mi farò le braciole con petto di pollo. Poi abbiamo preso delle altre costine, prendo queste qua singole, più piccoline, così non devo mangiarmi la testa per dividerle, che già ce ne sono quattro e vanno bene. Poi una confezione di caffè Ag, ecco ragazzi il mondo, una confezione di panna e grano mini, queste sono da... Sono da 100 ml, da 1000 sto per dire. Sì. Poi ho preso del pesce di cuore, un cuore brodo, questo qua che prendo sempre ragazzi, che trovo veramente buoni, fanno la pasta col pesce veramente veramente buona, la metterò anche quando faccio il risotto. Scusate un attimo ragazzi che devo bere. E eccomi, mi sono presa una confezione di zucchero bianco semolato, sempre della Pamma, che andrò a mettere qui. E poi ho preso una confezione, un barattolino di capperi, che io le uso per cucinare questi qua. E l'altra busta va via, ragazze. Allora, vediamo un po' che cosa c'è altro. Un attimo, ragazze. Che c'è. Allora, andiamo qui. Qui c'è ancora. Allora, aspettate che prendo. Cosa mi serve? Così. Non prendo le cose che stanno giù. Poi ho preso una cassa d'acqua della San Benedetto, non me la mostro perché di 2 litri pesa un botto e io non ce la faccio ad alzarla. Allora, poi ho preso anche il solito succo della Bravo, che voi conoscete, e si è preso
i suoi Kinder cereali, questi qua che sono buoni, che io non posso mangiare adesso, e la pancetta affumicata che metti sempre della paletta, che io posso mangiare. Poi ho preso queste salviettine qua dell'ACE igienizzante con alcol senza candeggina. Ragazze, queste io le trovo buone, le so comprate più di qualche volta, io le uso, non fraintendiamo, le uso per disinfettare il bagno dopo che io l'ho pulito. Gli passo una salviettina di queste quando l'ho pulito e igienizzo tutto, water, vasca, tutto quello che si può igienizzare, anche lo specchio, ed esce veramente veramente buono. E poi per moi, che li avevo finiti, c'è la macchinetta, però con la macchinetta mi devo fare prima perché mi fa un po' di lividi e non mi va. Ho preso questa qua della Clea Up Strip Zona T anti punti neri della Nivea. E poi ragazze, aspettate, i miei rotoloni, questi qua della, che sono? Asciugatutto pura, non so, della regina, della pura, cioè sono pagati un euro e tanto, ce ne sono 6 e mi come. E poi i miei bicchieri biologici. Dimentichiamo ragazzi, vi volevo dire una cosa che l'altro sabato ho comprato, ed è, un attimo che adesso ve la mostro. Questo io l'ho comprato a Eurospin, questo profumatore qua. Beh ragazze, devo dire che è un profumo fantastico, eccezionale. L'ho messo nei capi e si sente. L'ho messo un tappino nel secchio per lavare a terra e si sente. Ma oggi ho fatto una scoperta unica. Si può mettere su tutte, puoi detergere tutta la casa. Che cosa ho fatto io in uno spruzzino? Ho messo 2 tappini di questo profumatore qua e un po' di acqua calda e l'ho spruzzato sulle piastrelle del bagno. Beh ragazze, dava un profumo eccezionale. Io ve lo consiglio, questo se lo trovate, se andate da Eurospin prendetelo. Questo è al profumazione argan ed è fantastico. Adesso ho finito. La mia spesa è tutta qui, ma io ero andata a fare uno stendino perché mi avevo abbandonato. Comunque ragazze, se il video vi piace, mettetemi tanti pollici su, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video che caricherò, che non so quando, però li caricherò. Comunque ragazze, spero che vi abbia dato spunto per le vostre spese, e che dire, e che qualcosa di quello che io ho comprato vi interessi. Adesso io vi mando un grosso grosso bacio. Ah, a proposito, volevo ringraziare tutti i miei iscritti vecchi e nuovi del traguardo che sto raggiungendo. Volevo dire che ho superato le 300 iscritti grazie a voi, e che dire, grazie. Se spero che vi tenga compagnia e che i miei video vi facciano piacere. Comunque vi mando un bacio grosso e noi ci vediamo al prossimo. Ciao amori miei, ciao!